A 7 giornate dalla fine, trovare qualcuno che ribalti una situazione che ha del grottesco dal punto di vista proprio psicologico, perché quello che succede durante le partite del Palermo da un mese a venire qui è quasi leggendario se parliamo dei secondi tempo. Grosso, diciamo che progettualmente, anche per via del fatto che conosce l'ambiente, potrebbe essere, nel caso in cui decidano per l'esonero, forse la soluzione più adatta, anche in virtù di quello che di buono ha fatto l'anno scorso a Frosinone, no? Per quanto rimane, diciamo, l'unica grande Vittoria. vittoria di Grosso nella sua breve carriera di allenatore. Moreno Longo, tocchiamo una serie di tasti Ah. sui quali non vorrei neanche tornare perché non lo trovo carino. C'è a chi piace tantissimo Grosso, c'è a chi piace tanto Giampaolo Longo, c'è a chi piaceva Gattuso. A me personalmente nessuno di questi nomi mi entusiasma e quindi sarei più propenso, ma ripeto, questa non è una notizia, ma è opinione personale, sarei più propenso intanto a finire questa stagione e questi playoff e poi anziché scegliere tra la ristretta cerchia degli allenatori attualmente disponibili, tu finisci la stagione, fai quello che puoi fare, fai una bet, tra virgolette, con un allenatore o molto giovane o che in questo momento è fuori dal giro, chiunque voglia scommettere su se stesso, dargli o un lautopremio in caso di promozione, se non ti vuoi vincolare a un rinnovo in caso di Serie A. Oppure gli dai un'opzione in caso di miracolosa Serie A, l'allenatore in questione scommette sempre tra virgolette su se stesso e dice: guarda, se io faccio un grandissimo finale di stagione a Palermo, tanto ragazzi, parliamoci chiaro, peggio di così non può andare. Chiunque arrivi, peggio di così non può fare. Prendiamo 4 gol a partita, ci facciamo rimontare in un tempo. Siamo tutti depressi, sembra che non si possa far nulla per sistemare questa situazione, quindi in questo momento chiunque viene a allenare a Palermo, secondo me, non ha nulla da perdere.